Buongiorno, eccoci qua. Dunque, oggi siamo a Portogruaro per fare un bel percorso, sempre con la nostra bicicletta gravel. Dunque, siamo, come avete già visto, qui siamo sul Palazzo del Comune, ok, che è stato praticamente costruito alla fine 1300 ed è un edificio di tipo gotico con merlatura ghibellina. Dunque, una cosa veramente meravigliosa da vedere. Ecco, adesso noi ci mettiamo in sella e facciamo questo bellissimo percorso. Seguitemi, ciao! I mulini di Sant'Andrea risalgono al XII secolo e furono costruiti dai vescovi di Concordia. Nel XV secolo avevano 10 ruote per l'intensa attività svolta. Degli antichi impianti molitori è rimasta solo qualche mola in pietra, visibile nello spazio antistante l'ingresso, mentre le originali ruote a pale sono andate perdute. Allora ragazzi, dunque siamo usciti dalla labirintica Portogruaro e cominciamo a fare il primo sterratino. Questo qui è il Parco di Belfiore, Villa dalla Pasqua. Andiamo a vedere. Villa dalla Pasqua si trova sul fiume Loncon, al centro di un parco con alberi secolari. Adiacente ad essa troviamo il Mulino Belfiore, sede del Museo Etnografico della Civiltà Contadina. Il mulino era già attivo nel corso del XV secolo e restò attivo fino alla fine degli anni 40. Quanto bella è questa traccia, questa è proprio gravel puro, ghiaini, un po' di asfalto, di trasferimento, fantastica. Guardate che panorama e che giornata oggi, ci sono 14-15 gradi e si sta veramente bene. Allora, siamo arrivati al 25esimo chilometro, non abbiamo ancora parecchia di strada da fare, però tra fermate, riprese, drone, bim bum bam, effettivamente ci stiamo impiegando un po' troppo. E adesso mi mangio uno snack per fare un po' di colazione, ricaricare un po' le energie, beviamo un po' d'acqua e ripartiamo. A dopo! Allora ragazzi, dalla serie Tutto il mondo è paese, qui c'è praticamente una specie di ostiglia, perché anche questa è un'ex linea ferroviaria. Guardate. In fondo, facendo questi giri, ricordatevi, non si viaggia mai da soli. Guardate. Ragazzi, mi sembra di essere in Messico. Messico e nuvole. Na 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 na. Messico e nuvole. Ma questa è un'azienda agricola che però sembra un po' d'abbandono. Wow. Thank you.
ragazzi, in questa fazenda abbandonata ci siamo alimentati, ho detto un panino, uno snack, abbiamo bevuto, adesso si riparte. Giornata veramente indimenticabile, meravigliosa e anche un po' caldino, si sente proprio il clima primaverile che sta per arrivare, a meno che non arrivi un'altra perturbazione, un'altra ondata di freddo, speriamo di no. Proseguiamo! Deve il nome alla presenza in zona di stalle. Si tratta di due mulini sul fiume Lemene. Il più antico risale al 1432, mentre il più recente alla fine del XIX secolo. Fin dal 400 funzionavano le macine da cereali, la sega da legname e pestelli per le fibre di lino. Più tardi si aggiunsero altre attività, come la follatura della lana e la pilatura dell'orzo. Rimase in funzione fino agli anni 70. Quasi vicino al Sesto a Reghena comunque, e non ci manca molto per tornare a Porto Gruaro. Il borgo di Sesto a Reghena, di origine preromana, vede il suo maggior sviluppo grazie alla fondazione dell'abbazia benedettina nella prima metà del VII secolo. Nell'899 subì la devastante invasione ungarica e fu ricostruita e fortificata a partire dal 960, assumendo l'aspetto di castello medievale. Nel piazzale dell'abbazia si ammirano il palazzo del comune, la cancelleria abbaziale, sede del potere civile in epoca medievale, la torre campanaria dell'XI-XII secolo, insieme alla torre Grimani, l'unica superstite delle sette torri di difesa che circondano il monastero. Ragazzi, dopo Sesto a Reghena adesso si parte e si torna a Porto Gruaro, dunque al punto di partenza. Qui abbiamo un nostro amico che ci sta seguendo, guardatelo. Micio, ciao, cosa vuoi? Vuoi la papa? Ecco, vabbè, dobbiamo lasciarlo e arrivare al punto di partenza. A dopo. Ragazzi, siamo in località Boldara, nei pressi di una frazione di Gruaro, e questo è il Lemene, ragazzi, guardate che percorso fantastico, una meraviglia. Boldara è stato costruito
costruito nel XX secolo sui resti di un precedente edificio risalente al XV secolo. Anticamente i mulini erano due, quello di Boldara e il Nogarolo. Entrambi sorgevano nel mezzo della palude mossi dalle acque dell'Emene. Le attività praticate erano le medesime, ma la particolarità era che i due mulini appartenevano a due giurisdizioni, il Nogarolo ai vescovi di Concordia, mentre quello di Boldara agli abati astensi. Ragazzi, conclusa anche questo questo anello, che dire. Dunque, l'orario è fantastica, bellissima, e poi la giornata è stata veramente ideale per correre in bicicletta. E la prima parte è veramente, diciamo, zona vini, zona io mi sono veramente ubriacato, ho perso la sobrietà e mi sono ubriacato, ma non di vino, ma di tranquillità e di diciamo dell'ambiente circostante, che è stato fantastico. Poi la seconda parte è stata, diciamo, fantastica da sotto l'aspetto proprio della gravel, quello sterrato abbastanza, diciamo, aggressivo e basta, insomma. Comunque il percorso ha misurato circa, erano 84, ho detto 80, 84, sono circa 92 km. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale, mettere mi piace a questo video se vi è piaciuto e commentare, perché no. E guardate anche i miei profili Instagram e Facebook su Non Solo Gravel. Bene ragazzi, alla prossima, ciao ciao!